infatti non mi aspettavo di vederla qua, perché sai, la scaramanzia porta bene. Scherzo, però è un punto fondamentale questo per tutto, per il morale, per la classifica, per come ha giocato il Verona, che ha fatto la sua partita difensiva come doveva fare, del resto contro la squadra più forte d'Italia. Sì, sicuramente questa è una squadra fortissima, l'ha dimostrato tutto l'anno, quindi una squadra organizzata con delle grandi individualità, e quindi sapevamo che dovevamo fare un certo tipo di partita. Ovviamente è una squadra che in tantissimi momenti della partita ti mette lì, quindi sapevamo che dovevamo fare una gara di grandissima attenzione, di grandissima determinazione, voglia, carattere, fare tutti quanti una corsa in più. E i ragazzi sono stati eccezionali da questo punto di vista, hanno combattuto colpo su colpo. E poi la cosa che mi è piaciuta particolarmente è stata proprio il fatto che in tutti i momenti che potevamo anche ribaltare l'azione e ripartire, lo abbiamo fatto con grande cattiveria, con grande voglia. E quindi, come hai detto tu, è una partita importantissima sicuramente da un punto di vista della classifica, questo punto, però soprattutto per la fiducia, per il morale, e che ci serve tantissimo per il nostro finale di stagione. Hai tirato le orecchie a Ngonge, adesso scherzo, però era tanto grossa quell'occasione, addirittura potevi vincere questa partita. Beh, poi sai, questi sono episodi, sono situazioni che si creano all'interno della gara, però quello che è più importante al di là di questo episodio è proprio il tipo di gara che abbiamo fatto, la prestazione sotto tutti i punti di vista ottima, e che ci serve tantissimo per, come ti ho detto, per il nostro finale di stagione. A volte basta un niente, che Ngonge se la buttava dentro quella palla, veramente sarebbe stata la beffa. Cioè, sembra proprio non lo so, una persecuzione questo, il Verona, il fatal Verona, sembra proprio, però è andata bene così. Comunque proseguiamo, proviamo ad andare avanti lo stesso, anche se non si sente, no, più che altro perché da casa non so cosa possa arrivare. Proseguiamo? Ciao mister, ben trovato. E un punto strappato con le unghie e con i denti, potevamo appunto vincere, però secondo me c'è un lato che purtroppo è da sottolineare in maniera negativa. 181 tifosi questa mattina, chi all'alba, chi alle 6, chi alle 7 di mattina, si è sobbarcato una trasferta molto molto impegnativa, e per uno striscione che ha girato in lungo e in largo l'Italia, quest'oggi al Maradona di Napoli non è stato permesso farlo entrare e lassarmi, e i ragazzi, visto che sono compatti, hanno girato i tacchi e sono tornati verso Verona. Immagino che voi vi siate accorti che non avevate la solita spinta. Io mi chiedo, ma com'è possibile una cosa del genere nel 2023, visto che poi questo striscione non inneggiava nessun odio, nessuna polemica contro le avversità magari della città dei napoletani, che io rispetto peraltro molto. Io mi chiedo, ma com'è possibile fare sì che 180 persone facciano 1500 chilometri in giornata e questi non possono entrare dopo aver pagato peraltro 35 euro di biglietto? Questo è un episodio, chiaramente ci dispiace molto, quindi la cosa che noi possiamo fare è quella di dedicare questo punto, questa prestazione fatta di grande voglia, di intensità eccetera, di dedicarla a tutte queste persone che hanno fatto questo viaggio purtroppo a vuoto, e quindi questa è la cosa che noi possiamo fare. E anzi, ci teniamo da questo punto di vista, sappiamo quanto sono importanti i nostri tifosi, e quindi ripeto, da questo punto di vista la cosa che noi possiamo fare è dedicare questo punto a loro. Allora, prima di tutto 35 euro, non credo che sia una cifra così esorbitante, no? 35 euro, cioè poi 1500 chilometri, ma allora forse e lo striscione che hanno bloccato c'era scritto tornate in Italia o benvenuti in Africa, cioè 1500 chilometri e le coste della Libia, ma che sta dicendo questo, da Verona a
a 1500 km. Vabbè, comunque, a parte che geograficamente è un po' da rivedere un po', le distanze. Tornando invece allo striscione, io vorrei sapere appunto su quello striscione cosa aveva descritto, le coordinate di che cosa, per chi, per Putin, per oppure a questo sapone, cioè poi ho capito, non vogliono fare entrare lo striscione, me ne tornate a casa, lasciate lo striscione fuori e entrate voi, cioè, ma che ragionamento è? Comunque, questa è una piaga infelice dell'Italia, vabbè, andiamo avanti. Visto ne mancano 8, mister, arriva il Bologna, bisogna vincere quel Bologna per tenere sempre più viva questa fiammella. Adesso incomincia veramente a pesare le ultime giornate, i punti sono anche doppi tante volte. Noi dobbiamo prendere ad esempio questa gara e continuare su questa strada, e da un punto di vista chiaramente della qualità della prestazione, ma soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento che abbiamo avuto questa sera, che abbiamo avuto in tutto l'arco della partita, dobbiamo avere la capacità, la forza, la voglia, la determinazione di continuare a mantenerlo da qui alla fine del campionato. Prego. Buonasera mister. E ovviamente la corsa salvezza si fa sulle squadre che stanno sopra il Verona in questo momento. Ci metto lo Spezia, ci metto il Lecce, non so se metterci anche la Salernitana. Qual è quella che vede peggio tra quelle che stanno sopra il Verona? Guarda, in questo momento noi dobbiamo avere, l'ho sempre detto dal 4 di gennaio, una grande capacità, che non è facile, che è quella di guardare a noi e cercare, come ho detto prima, in ogni gara di fare di quella domenica lì e guardare soprattutto e solo la nostra prestazione. Chiaramente, continuando a fare partite di questo tipo, è logico che secondo me avremo grandi possibilità di poter raggiungere questo nostro obiettivo, però dobbiamo avere la capacità e la forza di non disperdere energie nel guardare gli altri, ma di guardare solo noi stessi. Grazie, buon lavoro. Vabbè ragazzi, che dire, cioè, su questo sono stati graziati, perché in testa abbiamo martedì in testa, quindi questa qui, diciamo, come ho già ribadito e detto più volte, è stata una sgambatura, ecco, giusto per fare un po' di allenamento, perché altrimenti, altro che Napoli-Verona, solito Napoli-Verona, sarebbe stata proprio una debacle del Verona se le cose non fossero arrivate al punto in cui siamo della stagione, no? Avete una vaga idea di Verona-Napoli di quest'anno? Quindi ho detto tutto. Comunque, appunto, testa martedì, questa è stata solo una parentesi che abbiamo già chiusa, e adesso testa a martedì. Forza Napoli! Dai! Napoli!